Il mese di dicembre è ormai inoltrato e gli appassionati degli sport invernali sono pronti ad iniziare una nuova stagione. Le piste dovrebbero essere coperte di un soffice manto bianco e invece sono così. Nel Cuneese di neve non è praticamente scesa, né nel comprensorio della riserva bianca di Limone Piemonte né al Mondoleschi, che racchiude Artesina, Frabosa e Prato Nevoso, né altrove. Sembra che la crisi finanziaria si sia aggiunta un'altra crisi, quella delle precipitazioni. Non c'è neve, neanche usando quella artificiale si potrebbe garantire l'apertura degli impianti della provincia di Cuneo, anche se gli operatori sono pronti a dare il via a seggiovie e ski lift. La preoccupazione al momento è tanta, perché la presenza dei turisti è fondamentale nelle zone del territorio che vivono della stagione invernale. Una presenza essenziale, non solo fondamentale, proprio perché crea delle aspettative, crea delle risorse, crea degli stimoli per poter migliorare. Questo è il segmento turistico più importante nell'economia dell'azienda del turismo cuneese e che frutta all'indotto 230 milioni di euro. L'indotto vuol dire non solo i biglietti staccati sulle stazioni, ma gli alberghi, gli hotel, i ristoranti e i bar, che sono quelli che beneficiano di più, ma poi i negozi che vendono l'abbigliamento, il materiale specifico, fino ad arrivare al casello autostradale di coloro i quali arrivano da Milano, da Torino, da Genova, da Savona, sciare da noi e pagano biglietto. Per la prossima settimana sono attese le precipitazioni e quindi, ma il condizionale è d'obbligo, si potrebbe dare il via alla stagione. Per scaramanzia si iniziano a lucidare sci e scarponi.